Buonasera a tutti e benvenuti ancora una volta in questa splendida cornice, in questa bella biblioteca che Mario, come sapete, ha voluto intitolare con singolare amore filiale al suo compianto papà, a Michele Caligiuri, amico, confidente e sapiente consigliere di tutti quanti noi. La gradita occasione di questa sera è la presentazione del libro intitolato Lor Signore di ieri e di oggi dell'onorevole Agasio Loiero, che abbiamo il piacere di avere con noi questa sera, al quale mi onoro di portare i saluti dell'amministrazione e della città, per il quale vi invito a fare un caloroso applauso. È certamente un privilegio per noi ospitare questa sera l'onorevole Agasio Loiero, già deputato al Parlamento italiano, senatore, sottosegretario e ministro della Repubblica per ben due volte con i governi D'Alema Bissi nel 99 e Amato nel 2000, raggiungendo quindi i più alti ranghi delle istituzioni nazionali. Ha retto per un quinquennio anche le sorti del governo regionale, caratterizzandosi decisamente per i tagli all'apparato burocratico della regione. E quindi sono certo che questa sera non deluderà le aspettative di nessuno con questo libro, considerando quindi l'autorevolezza, la competenza, l'attendibilità, il tratto della sua penna. Io vi ringrazio e passo la parola ora all'ingegnere Anastasio Luigi, componente del gruppo Fiore di Lino e membro dello staff del sindaco per l'ambiente. Prego Luigi. Grazie sindaco, buonasera a tutti i presenti, grazie per essere qui con noi questa sera. Ringrazio anche i sindaci dei comuni vicini che sono venuti a trovarci in occasione di questo appuntamento. Grazie al sindaco Sirianni per aver avviato l'appuntamento di quest'oggi e per il lavoro quotidiano che svolge con tenacia e competenza per la nostra soveria. Ringrazio Mario, la famiglia Caligiuri, la Fondazione Italia Domani per l'ospitalità. Siamo qui, come diceva il sindaco, nella biblioteca Michele Caligiuri, sala in cui si stanno tenendo anche le lezioni della 12ª Università d'Estate. Abbiamo avuto con noi nelle prime due lezioni Paola Dubini, docente Bocconi, e Raffaello De Ruggeri, sindaco di Matera. Avremo Vittorio Sgarbi, storico e critico dell'arte, il 31 agosto, e Massimo Braigia, ministro della Cultura, il prossimo 2 settembre. Dunque, per una presentazione di un libro non potremmo desiderare cornice migliore di questa fornitissima biblioteca, luogo e testi che, ricordiamo, sono a completa disposizione dell'intera comunità. Anche quest'anno, all'interno del vasto cartellone di eventi organizzati nell'ambito della manifestazione Essere a Soveria, giunta alla sua 23ª edizione, dal titolo Ritorno al futuro, è stato dato ampio spazio alla cultura. Diversi sono gli appuntamenti di presentazione di libri alla presenza dei vari autori. Oggi abbiamo il piacere di presentare il libro Lor Signori di ieri e di oggi, Rubettino Editore. Ringrazio Florindo per essere qui con noi nella duplice veste di editore e consigliere comunale e ci troviamo insieme all'autore Agasio Loiero, che saluto e ringrazio per aver scelto anche Soveria quale città dove presentare il suo ultimo libro. Agasio Loiero, laureato in lettere e filosofia, giornalista, politico, deputato nel 1987, riconfermato nel 92, senatore nel 96 e ancora deputato nel 2001. Nel 98 sottosegretario dei beni culturali nel primo governo D'Alema, diventa invece ministro per i rapporti col Parlamento nel D'Alema bis, nell'aprile del 2000 assume la delega di ministro per gli affari regionali nel neocostituito governo Amato. Dal 2005 al 2010 presidente della Regione Calabria, come diceva bene il sindaco, il suo mandato si è caratterizzato per i tagli all'apparato burocratico in quanto in quel quinquennio c'è stata una drastica riduzione delle ASL, rese provinciali, sono passate da 11 a 5, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica. Ha dato avvio alla costruzione della cittadella regionale che oggi ospita tutti gli uffici regionali, garantendo alle casse della regione il risparmio degli affitti dei locali destinati precedentemente ad ospitare gli uffici stessi. Ha istituito la stazione unica appaltante.
Lo Iero, oltre alla politica, ha sempre portato avanti l'altra sua passione, la scrittura, il giornalismo. Iscritto all'Ordine dei giornalisti, ha collaborato con il Giornale di Calabria, il Messaggero, la Gazzetta del Sud, l'Espresso, l'Unità. Uomo di indiscusso livello culturale, nel suo ultimo libro una raffinata penna ritrae i profili di 15 personaggi pubblici. L'Orsignori di ieri e di oggi è un coraggioso libro che prende di petto alcuni tra i nomi più influenti del panorama politico, giornalistico e televisivo della storia contemporanea. Perché, come afferma Paolo Franchi nella sua prefazione, ce ne vuole di coraggio a infilzare mediante ritratto un po' tutti i protagonisti di un ventennio in cui pure si è stati sulla scena. Nel tracciare i profili, tutti verosimili, infatti Lo Iero riesce a mantenere il ruolo di osservatore nonostante con molti di questi personaggi, in molte occasioni di cui parla nel libro, lui era coprotagonista. Il che dà il senso della sua indiscussa capacità di analisi della politica e dei vari personaggi. Prima di lasciare la parola a Florindo Rubettino, concludo con una breve considerazione. La crisi che stiamo vivendo è anche una crisi culturale, una crisi politica prima ancora che economica. Al Sud, ancora più accentuata dalla mancanza di una rappresentanza politica forte. Crisi politica, a mio avviso, causata dagli attuali partiti e dalle loro strutture. Allora mi chiedo e chiedo ai presenti, potrebbe essere una soluzione alla crisi politica quella di convogliare le migliori risorse umane delle nostre comunità, le più qualificate, in un unico progetto di rilancio del Mezzogiorno, superando inutili e inconcludenti divisioni? Grazie per l'attenzione, passo la parola a Florindo. Grazie, buonasera a tutti, grazie ad Agazio Lo Iero per essere qui con noi, soprattutto grazie per aver scritto questo terzo libro con noi. Devo dire che il rapporto con Agazio naturalmente è antico e mi precede, nel senso che il primo libro fu pubblicato da mio padre, poi è seguito un secondo libro, autointervista sul federalismo, e questo terzo che ha richiesto da parte mia un po' di fatica nel convincerlo non a scriverlo, perché di questo lui era sicuramente convinto ed era molto convinto, ma ho scoperto un'altra delle doti di Lo Iero nella lunga gestazione di questo libro, che è il perfezionismo. Non voleva mai decidersi a chiuderlo, perché insomma voleva sempre di più limare, e ovviamente insomma la sua è una penna raffinata, e quindi è anche ovvio che fosse così. Dicevo di Agazio Lo Iero, del lungo rapporto. Agazio Lo Iero, da ministro nel 99, fu qui a Soveria a inaugurare la sede della casa editrice, e fu uno dei pochi politici presenti a quella inaugurazione, ma sicuramente dimostrando, da ministro degli affari regionali, grande sensibilità per un luogo della cultura, e quindi anche di questo gli sono grato. Questo libro è un libro che appartiene a una lunga tradizione che negli ultimi anni si è un po' persa, che è quello dei ritrattisti, cioè la scrittura dei cosiddetti medaglioni di personaggi che con poche tratti vengono raffigurati nei loro pregi, nelle loro virtù, ma anche nei loro vizi. Naturalmente, dovendolo fare in poche pagine, in poche righe, tale attitudine richiede una grandissima qualità e capacità di scrittura. Lo Iero ha intitolato questo libro L'Orsignori, richiamando appunto Fortebraccio, il mitico Mario Melloni, giornalista dell'Unità, che era maestro di quest'arte, come sicuramente anche lui ricorderà. Io credo che il pregio di questo libro e di questo autore è il fatto di avere un angolo visuale particolarissimo, anzi due angoli visuali particolarissimi, che venivano anticipati prima da Luigi, perché Lo Iero è un politico, oltre che di lungo corso, di grandissima caratura. È partito da consigliere comunale, come è stato ricordato, ha rivestito
ruoli importantissimi nelle istituzioni del nostro Paese e quindi ha avuto la possibilità di vedere da vicino i meccanismi della politica. Però allo stesso tempo Loiero ha sempre coltivato, e questo è il secondo angolo visuale, la sua passione per il giornalismo e per la scrittura. E non è una attività secondaria rispetto alla prima. Basti pensare che Loiero ha scritto per testate importanti, ha iniziato nel glorioso Giornale di Calabria di Piero Ardenti, ma poi ha scritto per altre testate importantissime, Il Messaggero, diretto all'epoca da Pendinelli, L'Espresso, diretto da Giulio Anselmi, L'Unità, diretta sia sotto Furio Colombo che sotto Antonio Padellaro. Quindi questo vi dà anche l'idea della appunto caratura intellettuale di Loiero. E come ricorda Paolo Franchi nella bella introduzione a questo libro, Loiero appartiene a quella lunga stagione in cui i rapporti tra politica e cultura erano molto stretti ed è una lunga stagione che insomma ha rappresentato per molti decenni il nostro paese, dove i politici, durante la quale i politici consideravano la lettura, la scrittura, la cultura uno dei tratti fondamentali del loro agire e della loro attività. Non faccio commenti sull'oggi, ma credo che insomma il distacco tra questi personaggi e quelli che oggi vediamo sulla scena sia abbastanza evidente. C'è anche un aneddoto di Paolo Franchi raccontando la prefazione di questo libro che riguarda Nino Neri, che era un calabrese mandato da Giacomo Mancini a infiltrarsi nel congresso nazionale della DC per vedere cosa facevano e cosa dicevano. E ricorda Franchi, Neri tornò da Mancini impressionato dalla qualità del dibattito e del dibattito intellettuale. E Mancini gli chiese se era rimasto stupito dagli interventi dei leader e Neri rispose no, non erano i leader che mi impressionavano, quello è scontato, mi impressionavano le seconde e le terze file. Disse Neri, quelli sono tutte persone che hanno fatto studi regolari, ricorda Franchi. Ecco, oggi è davvero difficile fare, come dire, il paragone con quei tempi. Per questo una figura come Agazio Loiero è importantissima in questo panorama e questo suo lavoro ci aiuta molto a penetrare nei fatti recenti e anche nei fatti della Prima Repubblica. Sempre Franchi ricorda le principali qualità di questo libro: la conoscenza ravvicinata di quello di cui si parla, il coraggio, perché ovviamente, e anche questo è stato detto, per scrivere di questi personaggi e per infilzarli, come spesso lui fa, ci vuole anche coraggio. E però poi c'è una terza dote, che è quella della leggerezza e dell'ironia, che accompagna la penna di Loiero, che appunto, come tutti i grandi scrittori, si deve criticare senza dover usare la violenza, e nel racconto di Loiero non ci sono mai giudizi sommari e mai violenza. Si diceva sono 15 ritratti, però per chi ha la pazienza di leggere anche in maniera orizzontale questo libro, ci sono anche alcuni fili ricorrenti che attraversano le riflessioni di Loiero. C'è sicuramente una riflessione tra passato e futuro, cioè questo passato viene raccontato non solo come ricordo del passato, ma anche come una specie di esperimento di macchina del tempo per proiettarsi nel futuro, e torna il passaggio tra ritorno passato e ritorno al futuro. C'è poi un nodo importantissimo, che forse più di altri attraverso questo libro, che è il nodo irrisolto tra politica e giustizia, e non è un caso che ben quattro personaggi ritratti in questo libro hanno a che fare anche col mondo della giustizia. Mi riferisco a De Magistris, a Travaglio, a, seppur in modo diverso, a Di Pietro e anche direi a Grillo, ed è un nodo irrisolto, perché molto spesso insomma ritorna il tema della violazione del segreto istruttorio e tutta una serie di tematiche, come sapete, per il nostro paese sono importantissime. C'è il profilo anche che torna sempre dell'esigenza delle riforme, e c'è una preoccupazione che spesso leggo nelle pagine di Loiero sulla frattura evidente tra realtà e illusione, cioè su quello che è la realtà è quello che l'illusione e alcuni illusionisti a volte vogliono rappresentare. Ecco, io credo che per tutte queste cose questo sia un libro gustoso, piacevole da leggere, ma anche molto istruttivo. Una sola cosa, che insomma sotto forma di domanda vorrei porre ad Agazio, e poi magari lui troverà il modo di rispondere. Nell'intervista che La Stampa
ha fatto recensendo questo libro, lo Iero ha fatto questa affermazione: assistere allo spettacolo della politica oggi è svilimento e tragedia, che è una frase che, se detta da un osservatore esterno, è oggi abbastanza comune, però sulla bocca di un politico, un protagonista della storia politica istituzionale del nostro paese, è sicuramente una cosa molto forte, e quindi vorrei che su questo magari provasse a spiegarci meglio qual è il suo punto di vista sul futuro, per tornare ancora una volta al futuro. Grazie. Mario Melloni era un personaggio particolare. Nel 1956, quando l'Unione Sovietica invadeva l'Ungheria, mentre Natalino Sapegno, Lucio Colletti, Renzo De Felice, Alberto Asorrosa, Enzo Siciliano, Antonio Maccanico firmavano documenti per contestare questo episodio, Mario Melloni, da deputato della Democrazia Cristiana, passava col Partito Comunista. Dal 1967 firma per l'Unità con lo pseudonimo di Fortebraccio, dei corsivi ironici, faziosi, spiazzanti, che diventano un punto di riferimento per la politica italiana. Ce n'è uno di questi corsivi che descrive, a mio modo di vedere, il contenuto del libro che presentiamo stasera e che prende come pretesto l'allora segretario del Partito Socialdemocratico Italiano Antonio Cariglia. Il corsivo diceva così: arrivò una macchina e si aprì la portiera, non scese nessuno, era Cariglia. Allora, un saluto affettuoso ad Agazio Lo Iero, che ha utilizzato proprio una affermazione di Mario Melloni, loro signori, e lo ringrazio, aggiungo i miei saluti a quelli del sindaco Leonardo Sirianni, di Luigi Anastasio e di Florindo Rubettino, un saluto caro e affettuoso per averlo nella biblioteca intitolata a nome di mio padre. Il suo è anche un graditissimo ritorno a essere a Soveria dopo 20 anni, e quest'anno il motto di essere a Soveria è il ritorno al futuro, e nulla succede per caso nella magia del mondo. E Agazio Lo Iero ha titolato appunto questo suo sesto libro, e richiamando questa parola metafora di Fortebraccio, lor signori. Il titolo è, come detto, Lor signori di ieri e di oggi, ed è utilizzato da Agazio Lo Iero, che è stato il politico calabrese che ha raggiunto nella Seconda Repubblica i risultati più prestigiosi, per descrivere questo volume. Quella di Agazio è una scrittura colta, raffinata, come diceva Florindo, e come è stato evidenziato anche da Massimo Franco nella presentazione che richiama gli apprezzamenti che Luigi Firpo nel 1988 sulla stampa ebbe modo di fare, e che anche Giorgio Bocca ha fatto in maniera privata, e anche Sergio Zavoli nella presentazione a uno dei suoi volumi. Giornalismo, cultura e politica sono la sintesi dell'impegno di Agazio Lo Iero. Questo terzo, edito da Rubettino, come ha detto Florindo, così come altri due, tra i quali il primo si potrebbe inserire nel filone abbastanza frequentato negli anni scorsi delle biografie dei politici, come ha detto anche Florindo. Tra questo filone, tra tutte, c'è la collana, negli anni 70, quella collana della Feltrinelli, al Vertice, dove grandi intellettuali tratteggiavano le figure dei politici italiani. Giorgio Galli parlava di Fanfani, Ruggero Orfei di Andreotti, Massimo Caprara dei Gava, Miriam Mafai di Riccardo Lombardi, Orazio Barrese di Giacomo Mancini. Nel decennio successivo, i ritratti e le interviste di Roberto Gervaso, Il dito nell'occhio, La pulce nell'orecchio, La mosca al naso, ma anche grandi giornalisti come Montanelli, Biagi, Giampaolo Panza, si esercitavano in questa direzione, per non dire anche politici, più famoso di tutti, Andreotti,
che con i suoi visti da vicino fece 3 edizioni di un libro vendutissimo. Agazio Loiero tratteggia in 15 cammei, ritratti, medaglioni e dei personaggi del nostro paese. Li elenca in ordine alfabetico, da Amato, del quale è stato ministro in uno dei suoi governi, a Veltroni, e parla di politici, da Berlusconi e Prodi, da D'Alema a Bersani, dalla Bindi, che è l'unica donna, a Renzi. Parla di comici, che in un certo senso poi fanno politica, Crozza e Grillo, magistrati, che poi fanno politica, Di Pietro e De Magistris, giornalisti, che fanno anche loro, a loro modo, politica, Giuliano Ferrara, Eugenio Scalfari e Marco Travaglio. Come vedete, dei protagonisti degli ultimi 20 anni. Uomini che hanno fatto, raccontato o sottolineato la storia d'Italia, con i loro umori, i loro errori, i loro interessi, le loro passioni, la loro cultura, la loro certa idea dell'Italia. Il risultato odierno è, secondo Loiero, una tragedia. Il più giovane di dei protagonisti del libro è ovviamente Matteo Renzi, che è il frutto, scrive Agazio, di una crisi, il risultato di una crisi, alla quale si risponde con una illusione. Allora, domanda, se il catalogo è questo, quali possono essere le nuove élite democratico? Ma soprattutto, da dove possono oggi provenire e dove si possono formare? Perché il rischio decisivo che abbiamo di fronte è l'inadeguatezza di queste élite, inevitabilmente destinate a soccombere di fronte alle presenze economiche, terroristiche e criminali. Perché la simmetria dello scontro è evidente a favore di queste ultime, dove la selezione per individuare l'élite non è certamente mediatica, non è burocratica, non avviene per concorso e avviene per risultati e per merito. Il secondo contesto sono i libri di Agazio Loiero, che seguono sostanzialmente 2 filoni. Il primo è quello della ritrattistica, che è avviato nel 1994 con il libro pubblicato da Rubbettino, Calabria senza luna, in cui vengono in gran parte riportati gli articoli che apparivano sullo giornale di Calabria, diretto da Piero Ardenti, e poi Lor Signore di ieri e di oggi, il libro che questa sera presentiamo. Il secondo filone è il federalismo visto da sotto, con 2 volumi pubblicati entrambi da Donzelli, il primo nel 2001, il secondo nel 2003, il primo Se il Nord e il secondo è Patto di Ferro, Berlusconi, Boss e la Devolution contro il Sud con i voti del Sud. E poi infine, pubblicato sempre per Rubbettino, all'inizio del 2010, un'autointervista sul federalismo. Questi sono, diciamo, i 2 temi principali. A cui si aggiunge anche un'altra pubblicazione che potremmo definire varia, che si integra tra l'altro con queste 2, che è L'impossibile altrove, pubblicato nel 2007 dalla Gazzetta del Sud con l'introduzione di Sergio Zavoli. Ovviamente questi libri sono tutti presenti in questa biblioteca. Allora, la domanda è, nell'accezione migliore, il federalismo concede maggiori poteri a chi non ne ha avuti, e il Sud dal 1861 ne ha avuti pochi, ma i maggiori poteri richiedono maggiore responsabilità. Nell'accezione peggiore, il federalismo è uno sbilanciamento di politiche e risorse a favore del Nord, e questo viene detto all'interno del libro, tra parentesi, qua in questo contesto abbiamo avuto un paio di mesi fa anche Giulio Tremonti, che ha parlato del suo ultimo libro, Mundus Furiosus. Quindi questi temi sono ampiamente trattati nella autointervista sul federalismo. Ma la domanda qual è? A 6 anni di distanza, esiste oggi realmente una ricetta per il riscatto del Sud, che è ovvio che è problema politico ed è problema nazionale? Anche questo è un problema di classi dirigenti o è altro? C'è uno spazio per il mezzogiorno politico? Quali margini ci sono per il futuro? Oppure anche la storia e i valori del Sud sono confluiti in quello che Giulio Bollati,
così caro ad Agazio, definisce retaggio ideale nazionale, cioè una riserva di fondo per affrontare la modernità? Dopo due domande concludo con una proposta, cogliendo l'occasione della presenza di Agazio. Agazio Rogliero ha una cultura politica democristiana, come tanti di noi, almeno come tutti quelli che sediamo insieme a lui in questo tavolo. E le nuove generazioni ignorano o hanno una conoscenza parziale della Democrazia Cristiana, che cosa ha rappresentato per questo Paese, senza nessuna nostalgia. Ma cerchiamo di ristabilire, per quanto è possibile, una verità storica. A livello nazionale, in corso d'opera, c'erano stati numerosi lavori pro e contro la Democrazia Cristiana. Voglio ricordare quelle di Giorgio Galli, di Pietro Scoppola, così come tanti personaggi sono stati tratteggiati, da Sturzo a De Gasperi, da Moro a Fanfani. Di Fanfani i suoi diari in quattro volumi sono stati pubblicati proprio da Rubettino. E poi testi che riguardano Cossiga, Rumor, Andreotti, Bisaglia, Don Accattenna. Manca ad oggi un contributo, un'opera attuale, con uno sguardo contemporaneo che possa definire quella che è stata l'esperienza della Democrazia Cristiana nella storia d'Italia. Forse il tempo è breve, noi ancora non abbiamo fatto i conti né con l'esperienza fascista e neanche con quella borbonica. Immaginiamoci se possiamo farlo con l'esperienza democristiana, però sono temi sui quali è qui non discutere anche dal punto di vista, se non dico storico, almeno dal punto di vista culturale. A livello regionale, invece, sulla Democrazia Cristiana manca del tutto una storia sistematica sulla DC. Nel 75 Cesare Mulè pubblica la storia della DC in Calabria per la 5 Lune, che però riguardava solo il periodo 43-49, cioè solo l'inizio. Poi c'è una testimonianza di Gennaro Cassiani, più volte ministro della Repubblica, e nel 94 c'è il mio volume Partiti e società nell'Italia degli anni 60, il caso della DC calabrese, pubblicato dall'Istituto Italiano Studi Filosofici e dalla Rubettino, con la prefazione di Gaetano Cingari. E recentemente, proprio nel 2015 e nel 96, sono usciti tre volumi su tre protagonisti della DC calabrese. Nel 2015, per Città del Sole, su Fortunato Licandro, sindaco della città dello Stretto, presidente della provincia di Reggio Calabria. E poi nel 2016 i libri su Ernesto Pucci e su Antonino Mormora. Quest'ultimo, Agazio Rogliero, lo ha presentato al Senato della Repubblica. C'è anche, nel 1993, il libro di Pasquino Crupi, dedicato a Ludovico Ligato, che era stato ucciso quattro anni prima, a 50 anni, la notte del 27 agosto del 1989. Ora, di fronte anche alla presenza di personaggi importanti nella storia politica nazionale, come Dario Antoniozzi, come Riccardo Misasi, ma anche come intellettuali che hanno fatto politica, bello il richiamo che ha fatto prima Florindo, come Giuseppe Reale o come Antonio Guarasci, primo presidente della regione Calabria. Quindi il recupero della memoria storica come dovere civile. Quindi superare per affrontare la crisi non con le illusioni, ma con la forza delle idee, della tradizione e della storia. Quindi confrontato con il presente è chiaro che i limiti sono tanti, però è uno sforzo che probabilmente sarebbe il caso di fare. Il 28 giugno del 1983, Luigi Pintor, direttore del Manifesto, commenta i risultati elettorali dove la Democrazia Cristiana aveva perso quasi il 6% con una frase rimasta celebre: non moriremo democristiani. 32 anni dopo, il segretario del PD, Renzi, rasserena i propri iscritti e i propri elettori dicendo il 12 maggio del 2015 che non moriremo democristiani. Ora, il tema dal mio punto di vista non è morire o non morire democristiani, ma cercare di fare politica nel segno dei valori e della cultura, che probabilmente sono le ricette necessarie per affrontare un difficile presente e costruire il necessario futuro. Grazie Agazio per essere qua.
qualche acqua in più. Buonasera a tutti. Posso cominciare con una cosa un po' non elegante? Mi posso togliere la giacca? Se no sento un caldo tremendo. Allora, io ringrazio tutto il tavolo della Presidenza e sono contentissimo di essere in questo ambiente molto bello che Mario ha saputo creare attraverso le sue inclinazioni che erano già presenti nel suo universo giovanile e che poi è intestato a quella figura, adesso che ci allontaniamo da certe stagioni, possiamo dire mitica, quella del padre, non era un mio elettore, quindi lo dico con mi voleva bene, però era un personaggio che si batteva come si battevano, come era capitato dal dopoguerra in poi, perché vedete adesso noi viviamo una stagione un pochino diversa, però questo paese, faccio solo un accenno alla storia della DC, fu ereditato in macerie dalla DC, più che dalla DC, dal suo grande personaggio leggendario che è stato De Gasperi. Tenete conto che a me proprio, adesso me lo richiama Mario Caligiuri, è stato, devo dire, mi fu dato un libro di Ginsburg da recensire proprio sul Messaggero, che era storia dell'Italia repubblicana fino all'88, era proprio l'anno, e quindi, e là c'era una supervalutazione di De Gasperi. Era trattato poco bene Aldo Moro, ma De Gasperi era una leggenda in quel libro. E siccome Ginsburg è un marxista, chi ha memoria della lotta che c'è stata, specialmente nel 48, tra democristiani e comunisti, ricordo, non perché qualcuno di voi l'abbia vissuto, credo nessuno, ma nei libri di storia c'è questo manifesto in cui Togliatti con le scarpe chiodate dà un calcio a De Gasperi. De Gasperi era il male assoluto per i comunisti, ma era il male assoluto anche per la destra, Messina, personaggio straordinario. Io ho voluto, e chiudo sulla DC, poi parliamo del libro, dopo aver salutato uno per uno i componenti del tavolo della Presidenza, ma io ho voluto, nei 5 anni in cui sono stato Presidente, ho voluto far venire al Politeama di Catanzaro la figlia di De Gasperi e ho voluto che venisse anche Romano Prodi. Io non avevo un grande rapporto con Prodi, che poi è diventato non ordinario. Non mi va di fare una cosa, di esibire una lettera che mi ha mandato dopo aver letto il libro, privatissima, carinissima, piena di generosità, diciamo. E l'ho fatta venire la figlia di De Gasperi insieme a Prodi. Ho portato anche un comunista, Bova, che era presidente del Consiglio, e abbiamo ricordato qual è stata la figura di De Gasperi, perché De Gasperi negli anni che vanno dal dopoguerra al 53 ha ricostruito insieme a piccoli partiti laici, ricordo che i socialisti allora erano posizionati sul frontismo insieme al PC, ha ricostruito un paese. E ho raccontato in quell'occasione, se permettete, lo racconto anche qui, un evento della vita di De Gasperi. De Gasperi fu portato a visitare il Sud, ognuno se lo portava, è venuto in Calabria, è stato a Soveria ed è venuto col treno, accompagnato da Puglio, le so queste cose, ma è stato anche a Matera. È stato a Matera. È stato Colombo, molto furbescamente,
C'erano tanti tratti che caratterizzavano la vita dei democristiani. Uno era più colto, uno non lo era per nulla, uno era clientelare, l'altro... Però c'era un tratto che li accomunava tutti. Dico da Andreotti a Renzi, perché anche Renzi è un democristiano, che era la furbizia, no? E Colombo lo portò in Basilicata, gli fece fare un giro, poi gli ha detto: ti voglio fare vedere i sassi. C'è una memoria di Andreotti che è superba. Lo porta nei sassi e lui trova in queste casupole questa promiscuità drammatica che chi ha un'anagrafe un po' più longeva fa in tempo a ricordare con gli occhi della memoria, questa promiscuità tra uomini e animali. In queste casupole viveva l'asino, la pecora, la capra, e un uomo, una donna e magari una nidiata di bimbi. E dico la verità, De Gasperi, che era un cattolico vero, vero, di quelli veri, perché non tutti i cattolici lo sono, si commosse moltissimo e arrivò in prefettura e chiamò da là Andreotti, che era sottosegretario alla presidenza del Consiglio a Roma, e gli ha detto: convoca un consiglio dei ministri per domani. Arriva a Roma, va in consiglio dei ministri e racconta quell'umanità dolente che aveva visto e che non poteva accettare da cattolico e da uomo. E allora lui vara un programma di case popolari che riuscì queste case a consegnarle in un anno, cose inimmaginabili oggi, in un anno. Naturalmente Colombo, sempre furbacchione, lo riporta a Matera per dare alla consegna, dare alla consegna una plastica comunicazione. Di fatto allora la comunicazione non si usava, e neanche De Gasperi, neanche a De Gasperi piaceva tanto, allora erano altri tempi. Naturalmente De Gasperi poi era completamente, come dice un grosso intellettuale, che dice che l'eroe politico è sempre a somma le virtù contrarie al proprio popolo. De Gasperi sotto questo aspetto non era un italiano tipico, diciamo la verità, era un italiano severo, attento al dolore degli uomini, al dolore degli uomini. E lui è stato, secondo me, il più grande meridionalista della storia di questo paese. Chiuso questa parentesi su De Gasperi, io voglio ringraziare più in maniera più diretta sia il sindaco Siriani, sui anche il giovane Luigi Anastasio. Io ho avuto una lunga amicizia col suo papà, con la sua famiglia, affettuosissima, insomma, che non è stata mai smentita da nulla. E voglio ringraziare Florindo, che mi ha fatto scrivere, è vero quello che dice. È stato col padre che abbiamo ripubblicato 10 personaggi che avevo tracciato, adesso vi dirò, con il giornale di Calabria di Piero Ardenti. E poi il padre dice: ma perché non le ripubblichi? Vediamo, fai un discorso sulla Calabria di una cinquantina di pagine e pubblichiamo. Io ritengo che questa cosa che ho scritto, che ho riletto l'altro giorno, perché sono dovuto andare in un paese dove mi hanno chiesto alcune cose, l'ho riletta. Io, secondo me, questa è la cosa più seria che ho scritto nella mia vita. Quindi ti invito a leggerla. Ora, detto questo, quindi ho fatto sta cosa con Florindo, è vero, ero pieno di perplessità, titubanze, un po' perché, insomma, voglio... A me piace fare le cose, sono un po' paranoico. Io nei 5 anni in cui ho fatto il presidente, insomma, ma anche quando ho svolto ruoli, altri tipi di ruoli,
ho sempre visto le cose con paranoia, cioè perché le cose non le fai, se, specie in un territorio come il nostro, se non ci stai sopra. E io in quei 5 anni ho preso un sacco di malattie psicosomatiche, adesso non voglio dirle, ci sono anche signore, ma che mi hanno un pochino, perché non c'era sabato, non c'era, io prendevo 8 giorni ad agosto e andavo all'estero. Era questo lo stacco che facevo, ma poi ero sempre là, insomma mi sono battuto. Adesso c'è anche un po' di ritorno, sono stato per molti anni messo in un cantuccio, nessuno faceva riferimento a me. Negli ultimi anno e mezzo invece c'è un ritorno, probabilmente non per me, perché magari le cose non vanno come dovrebbero andare, diciamo la verità. Se posso farlo vicino a Mario, insomma, che ringrazio molto per la brillante introduzione che ha fatto al libro, che insomma si è, diciamo, ha toccato tanti tasti. Ma per esempio dopo di me è venuto Scopelliti, non voglio fare polemiche, non ho questa mancanza di garbo, che voleva azzerare tutto. Ora, in una regione come la nostra, azzerare è un dramma. Non si può, non c'è un anno zero, non esiste un anno zero in Calabria. Tu devi cercare di tesaurizzare il meglio che c'è della passata amministrazione. Voglio dire ancora di più, io nella giunta che ho fatto, la prima giunta, ho invitato tutti gli assessori, nella prima giunta, voi dovete trovare il capo dipartimento che lavorerà fianco a fianco a voi, voi dovete, di vostra fiducia. Naturalmente, siccome con questa legge, con la revisione costituzionale, i poteri del Presidente, è il Presidente che risponde direttamente ai calabresi, se io vi sottoporrò naturalmente a quella paranoia, ad esame sempre, perché noi dobbiamo dare risposte ai calabresi, ma voi ve lo potete scegliere, deve essere di vostra fiducia, cosa inimmaginabile né nel centrodestra che è succeduto a me né nel centrosinistra di oggi. Naturalmente ho detto, se qualcheduno non riesce a trovare, siccome noi li superpaghiamo questi capi dipartimento, se non riesce a trovare la persona giusta, quello che a mio esclusivo giudizio deve essere la persona giusta, io non vi do la seconda chance, ve lo sostituisco nella stessa giunta in cui me lo portate. E così è avvenuto, ci sono stati 2 assessori, lo posso dire, tanto è passato un tempo, per esempio al turismo mi hanno portato uno che insomma era di un paese, insomma io sono... Non sono convinto che per esempio il turismo, ci devono essere tanti turismi. Questo è un impegno che va centralizzato, perché è una cosa disdicevole e anche un poco comica che un paese come l'Italia sia il quarto, quinto in Europa nella ricezione del turismo. Questo è inammissibile, perché quello che offre l'Italia non c'è nessun paese che possa offrire. Non mi riferisco solo al paesaggio in grande parte devastato, ma quello che resiste è anche straordinario, ma ai circuiti d'arte, al cibo, che la gente impazzisce per il cibo. Allora, mi ricordo quando 20 anni fa cominciarono ad arrivare, io scusate che purtroppo passo da una cosa all'altra, ma spero di riprendere subito il filo, ma mi ricordo che nella campagna toscana arrivavano nell'ultimo secolo e mezzo solo inglesi, da 30 anni a questa parte cominciano ad arrivare i tedeschi. A un certo punto fanno un'intervista a un grosso personaggio tedesco, personaggio della cultura tedesca, faccio una parentesi, naturalmente venivano anche i francesi, Mitterrand veniva in incognita, non voleva che lo trovavano poi agli Uffizi davanti a un quadro e si accorgevano che era Mitterrand. Allora, venivano, lasciavano un pochino
il grigio paesaggio tedesco, scioglievano quell'antica rigidità che avevano nei confronti dell'Italia, per molte ragioni storiche, ultima quello che è avvenuto durante il secondo conflitto mondiale, venivano e, diciamo, si inserivano in questi circuiti d'arte, siccome loro studiano e studiano bene, e poi andavano a mangiare e impazzivano, se uno sentiva, magari non lo potevano dire, che sembravano piccoli peccatucci, ma era l'Italia che li appagava col paesaggio, con l'arte, col cibo. Se tu hai un uomo moderno oggi appagato, che riesce, che ha raggiunto alcuni traguardi, se gli dai paesaggio, cibo e arte, ma che gli deve dare un uomo di cultura? Allora, detto questo, quindi ringrazio quindi Florindo e anche Mario di nuovo e andiamo al libro. Il libro è un atto di presunzione, lo dico, io vi chiedo, l'ho detto dovunque l'ho presentato, l'ho detto questo anche al Senato. E perché? Perché questa ritrattistica, lo diceva bene Mario, lo diceva anche Florindo, e appartiene a un giornalismo che non c'è più, quindi volerlo fare io è stato un atto sicuro di presunzione, però era una cosa che mi fibrillava nella mente da molto tempo. Io avevo esordito nel Giornale di Calabria, scusate se devo fare riferimento un po' alla mia vita, in genere quando si fa riferimento alla propria vita le cose non vanno bene, perché non trovi indulgenza nella gente che ti ascolta, perché dici, ma come ci racconta la sua vita? No, però questo è molto autobiografico, e uno che me l'ha presentato a Sersare, devo dire che c'è stato un livello come quello di oggi, mi ha detto, ma questo è un libro autobiografico, un ragazzino che è il capogruppo del PD, mi ha detto, ma questo è un libro autobiografico, ma mi ha un po' sconcertato, l'avevo letto tutto, insomma, vabbè. Allora, io ho cominciato a scrivere col Giornale di Calabria, era un giornale socialista, ed era diretto da Piero Ardenti, che era un intellettuale vicino all'Elio Basso, che Giacomo Mancini, con la sua straordinaria prepotenza e positiva prepotenza, perché Mancini ha fatto con prepotenza alcune cose in favore della Calabria, bisogna dargli atto, perché siamo ormai così lontani da certi avvenimenti che possiamo essere anche più sereni e obiettivi. Lui trascinò da Varese, perché stava a Varese Piero Ardenti, lo trascinò in Calabria, poi venne una volta a fare un'inchiesta sulle regioni, sugli assessorati. E io collaboravo con l'allora presidente, che era un personaggio, un democristiano, di qualità assoluta, di grandissima onestà, di buona cultura. E io gli scrivevo le parti politiche, non perché lui non sapesse scrivere, perché non avevo il tempo. Allora mi pregò, stammi vicino, scrivimi, perché lui mi conosceva bene. E lo portammo a colazione, mi ricordo, da Stillo. Quelle discussioni che avvengono a tavola, e poi la discussione politica si avvaleva di tempi sconfinati, non finivano mai le discussioni politiche. Parlammo con lui, cioè, io gli criticai alcune cose del giornale, ma alla fine, quando ci siamo alzati, eravamo al caffè, mi ha detto, ma perché non scrive lei sul giornale? Ho visto come difendeva certi personaggi, come attaccava altri, mi sembra, scriva, che io la faccio scrivere sulla terza pagina, dissi così, lo dico e lo scrivo nell'introduzione, dissi sì, senza pensarci. E poi la sera, mettendomi a letto, io penso sempre a quello che ho fatto durante la giornata, e spesso sono severo nel giudizio sulle cose che ho fatto, ho capito che avevo detto una cosa che mi era sfuggita di bocca, perché l'entusiasmo era ancora giovane, purtroppo mi aveva portato a dire sì. Mandai il primo pezzo, che pubblicò nella terza pagina, c'eravamo io e Luigi Gullo, mi ricordo, su questa pagina fissi, e vi confesso che mi aspettavo, sapete, firmare per la prima volta un articolo su un giornale. Allora i giornali si vendevano, ma si vendevano parecchi,
segno di un tempo fortemente ideologizzato, no? E dico, secondo me firmare su un giornale è un po' il massimo del narcisismo. Non c'è un narcisismo, diciamo, di livello superiore. E quindi anche a me è capitato, oddio, primo, chissà che cosa succederà. E mi aspettavo un'infinità di telefonate, di complimenti, perché purtroppo il narcisismo è una tragedia di tutti. Io ammiro molto gli uomini che sanno comprimerlo, però è molto più presente negli uomini che nelle donne. Non mi telefonò nessuno, uno o due persone, dire sì. Anzi, uno mi disse che era un bel... uno mi ha detto, no, questa cosa l'ha detta male. Dio mio, ho detto, ma io ho fatto una stupidaggine terribile a prendere questo impegno. Però l'impegno l'avevo preso e mando il secondo pezzo. Quando mando il secondo pezzo avviene un fatto che è stato decisivo nella mia vita degli altri 50 anni, degli altri 40 anni. Perché? Perché il non tanto e solo, diciamo, per quello che avevo scritto, ma per il personaggio descritto. Guardate che noi, come Italia, fermiamoci all'Italia, e spesso è comparso l'uomo della provvidenza in un passaggio storico che appagava un bisogno di illusione che è molto diffuso nell'Italia, che ha bisogno di illudersi. Sotto questo aspetto è un popolo innocente. Questo è avvenuto negli anni 20 con Mussolini, è arrivato negli anni, è avvenuto negli anni 90 con Berlusconi, e io non escludo affatto che questa cosa non sia avvenuta con Renzi, che è stato accolto come un salvatore, caricandolo di una responsabilità improba, spaventosa per un ragazzo di 39 anni. Poi lui, il personaggio, è quello che è. Oltre a quella furbizia c'è anche una, diciamo così, una, se posso dirlo, una prosopopea fiorentina di un io spropositato. È una cosa che va da Dante Alighieri a Verdini, dico nel libro di... E io, Dante mi perdoni, io adoro Dante, quindi lui lo sa da lassù, perché lui è lassù. Voglio apparire blasfemo, ma io ho avuto per esempio l'avventura di conoscere bene Spadolini, perché, diciamo, il direttore del Messaggero era un repubblicano e quindi lo vedevo ogni primo mercoledì del mese a casa di questo direttore, che invitava 4 o 5 di noi, e c'era sempre Spadolini. Spadolini, il suo ego era fantastico, personaggio di qualità assoluta, storico di qualità, però un ego spropositato. Ora, noi diciamo, io voglio dire, anche su Renzi, che io... ho fatto, mi ha chiesto il mulino e ho portato in questo libro un saggetto che mi ha richiesto Salvati dal mulino, perché ha fatto fare tanti saggi su Renzi, ha voluto quello di un politico, mi ha detto vorrei che lo scrivessi tu. E io scrivo che lui è un personaggio che arriva in un momento storico particolare e si avvale di questo elemento come se fosse un tratto indispensabile della leadership, che questo elemento è la giovinezza. Ora, grande rispetto per la giovinezza, che è una cosa bellissima, però è una stagione che vola via, ma che vola in una maniera che non ce ne accorgiamo, e non può essere un elemento, diciamo, permanente della leadership. Se voi pensate ai leader del passato, vedete come ritorna il passato. Pensate a Churchill nel massimo della sua azione politica, a De Gasperi, a De Gaulle. Ma erano tutti, non erano mica giovani quando hanno espresso il meglio di se stessi. Non è così nella politica, perché la politica è uno strumento oltremodo complesso. Si dirà, ma sono complessi.
tutte le cose sono complesse, spesso sono contraddittorie in politica, perché tu non riesci a scegliere, non ti trovi quasi mai facendo politica, e più si alza il livello e più questo evento si verifica, non ti trovi mai tra bene e male, per cui scegli il bene. Tra il buono e il cattivo e scegli il buono, tra il giusto e il torto e scegli il giusto. No, no, quasi sempre facendo politica ti accorgi che ragione e non ragione e torto sono nello stesso elemento e tu comunque devi scegliere. Guarda, tutte le cose sono complesse le cose della vita, delle nostre famiglie, i rapporti con i figli, con le mogli, con i mariti, tutto è complesso e spesso contraddittorio. Dice un intellettuale bulgaro, dice, è una questione semplice, sì, ci sono molte questioni semplici nella vita, ma quelle questioni semplici sono solo complessità risolte. Diventano semplici perché sono complessità già risolte a monte. Quindi voglio dire, Renzi col suo carattere, così parliamo di un personaggio che tutti vedete ogni giorno, quindi è bene, c'è un carattere particolare, difficile, complicato, e i caratteri sono complicati. Sono complicati, ripeto, in famiglia, figuratevi in politica, dove spesso i sentimenti, i risentimenti, posso dire una parola forte, i rancori sono assopiti, quasi sempre in letargo, pronti insieme poi a alzarsi al primo scricchiolio degli argini che scuote il leader. Quindi bisogna stare attenti a queste cose. Io ho sempre apprezzato moltissimo gli uomini di carattere che riuscivano a disciplinarlo il carattere. Faccio un esempio. D'Alema, che oggi non ha più il ruolo sfolgorante di qualche decennio fa, ma che personaggio di qualità assoluta, non si può neanche lontanamente discutere questo, anche lui è afflitto da un, diciamo, carattere di figlio. Racconto nel ritratto di D'Alema, racconto un fatterello che voglio raccontarvi per dire il personaggio com'è. E beh, lui arriva al massimo del suo fulgore carismatico in transatlantico e là ci sono sempre 40-50 giornalisti che lo circondano. Lui che non ama i giornalisti, perché la parola più generosa è sempre stata cialtrone, è circondato da questi giornalisti, uno, il più umile di tutti, un ragazzino alle prime armi che andava trattato con grande rispetto, anche a me mi capitava di vedere tanta gente, ma se c'era quello che mi accorgevo che esordiva, io cercavo di trattarlo bene per incoraggiarlo. Questo si avvicina e gli dice: Presidente, che era Presidente del Consiglio, posso farle una domanda? E lui, senza fermarsi, continuando a camminare, risponde: me l'ha già fatta. Ma come me l'ha già fatta? Voi con un carattere così, dove volete andare? Eppure uno come D'Alema è andato lontanissimo. Naturalmente spesso questi individui, uomini e donne qui, che hanno questi caratteri complicati, sanno dove sono potuti arrivare con quel carattere, ma non sanno quasi mai dove sarebbero potuti arrivare se non avessero avuto quel carattere. Capita a D'Alema, a Renzi, a personaggi così. Ora, io nel libro tratto anche Crozza, io adoro Crozza, e vi dico la verità, racconto sempre nel libro che se mi capita di ricevere, io ho una discreta vita sociale, di amici, specie su Roma, adesso perché vivo molto a Roma, che mi invitano di venerdì, di venerdì c'è Crozza, ma come facciamo? E trovo sempre, magari qualche volta, quando non si poteva cambiare la data, trovo la padrona di casa che comprende, sono quasi tutti politici che conosco, politici, anche uomini del giornalismo, quindi che seguono Crozza, i quali mettono la padrona di casa, una sapientissima,
che segue anche lei Crozza con grande trasporto e riesce a impostare anche il cibo tra... Se lui fa Maroni, mi ricordo, là non porta cibo, perché non si deve sentire neanche il tintinnio delle forchette. Voglio dire, Crozza, siccome io poi mi innamoro molto facilmente, per cui Crozza l'ho voluto fare, non so come l'ha pensata Florinda Rubettino, però ho detto Crozza mi piace troppo per non farlo. Naturalmente tratto anche personaggi, lo diceva Mario, insomma, che ho incontrato nella mia vita e che non mi hanno portato vantaggi. Penso a De Magistris. De Magistris è un fenomeno incredibile, quello di De Magistris, cioè del PM che vuole entrare in politica facendo inchieste, e facendo inchieste spesso, voi sapete, quasi, adesso qua io ho un conflitto di interessi e forse dovrei tacere, però voglio dirvi, voi sapete benissimo che moltissime di queste inchieste che hanno avuto, diciamo, le prime pagine poi sono crollate. La prima che ha fatto a me, l'ha fatto, e io lo scrivo nel libro, aspettavo che mi querelasse ma non mi ha ancora querelato. Cioè, mi ha fatto un'inchiesta sulla sanità per una telefonata fatta dalla presidenza a un manager, una telefonata che non conteneva un reato, ma che l'ha fatto dalla presidenza in una stagione antecedente alla mia, quindi io non ci potevo entrare perché era avvenuta a novembre, io sono diventato presidente a marzo e lui mi ha fatto un'inchiesta. Naturalmente poi quando è arrivato davanti al GIP non si è presentato. E quindi il GIP, comunque, al di là di questo, anche il personaggio abbiamo, io lo tratteggio con un poco di ironia in più, perché guardate, ricordo in questo libro, per chi lo volesse, è chiaro che vi sto stimolando a comprarlo, più per Rubettino che per me, ma vi dico che la prima inchiesta che ha fatto De Magistris a Catanzaro, l'ha fatto, vi dico nome e cognome, l'ha fatto con uno che aveva un esercizio di pompe funebri, si chiamava Lo Torto, che era un personaggio di straordinaria e proverbiale onestà. Questo qui, lui si immagina che lui, che questo Lo Torto è stato un evasore fiscale. Allora consulta il codice e gli manda un avviso di garanzia. Lui arriva, va incontro al PM, si incontrano, si siede e comincia l'interrogatorio. Lo Torto dice, guardi, la mia onestà da quando avevo 10 anni è proverbiale, è conosciuta da tutti. Io ho pagato le tasse fino all'ultima lira. Su di me non capisco perché mi mortifica l'idea che io devo venire davanti a lei. Gli fa le domande, adesso gliene farò altre perché devo fare indagini per conto mio. Sta cosa dura 7, 8, 9, 10 mesi, Lo Torto muore. Quando muore uno, l'inchiesta si interrompe perché non c'è più il personaggio, come sapete, e quindi si archivia tutto senza emettere, diciamo, non si va davanti al GIP, finisce. Solo che questo, sul letto di morte, dice ai figli, quella inchiesta deve continuare. Perché? Perché è una facoltà della vittima dell'inchiesta poter farla continuare. Dice, perché io voglio uscire come sono sempre stato nella mia vita e come voi sapete più di me quanto onesto sono stato. E i figli prendono sul letto di morte questo impegno. Vanno da De Magistris, dice, no, questa inchiesta deve continuare, vanno gli avvocati, deve continuare. Continua, arriva lui, propone al GIP il rinvio a giudizio, il GIP, che era Calderazzo, si chiude in camera di consiglio, 2 minuti ed esce, assolto, tripudio,
i figli si abbracciano, piangono, sono cose che possono capitare. E allora io scrivo nel libro, certo, dovrebbe avere una sfavillante sintomaticità il fatto che la prima inchiesta De Magistris la perde col morto. Quindi, voglio dire, la dice lunga su quello che gli capiterà in seguito. Però sul piano politico ha fatto delle cose straordinarie, adesso fa il rivoluzionario di strada, ma ha fatto, è riuscito a farsi eleggere. Poi lui è un personaggio, lo dico sempre nel libro, che un pochino indulge verso la grandiosità. Vi ricordate un anno fa quando alcuni sindaci pisapia a Milano, a Roma c'era il commissario, hanno detto che bloccavano il traffico per 2 giorni, uno per 2, uno per 3, lui per 6. Poi naturalmente dopo 48 ore l'ha revocato, è fatto così. C'ha questo senso del grandioso. Ma personaggio, secondo me, questo per chi lo legge, siccome sono profili, ne potete leggere uno e l'altro no, leggetelo, leggete De Magistris. Una, sempre per rispondere alle domande, poi se ce n'è qualcun'altra, io dicevo che le democrazie sono in crisi. Qui ho detto alcuni paesi dove c'è un germe recondito che noi abbiamo dentro di noi, ma se voi guardate ai paesi dell'est, guardate all'Ungheria, alla Polonia, dove di fatto hanno eliminato le supreme corti, ma la corte costituzionale è un elemento di garanzia per una democrazia. Pensate per un attimo all'America senza la corte suprema, che quello sì è un balance, come dicono in America, straordinario, davanti a cui il Presidente degli Stati Uniti, che pur ha nominato, si deve inchinare. Vi ricordate cosa avvenne 10-15 anni fa sui diritti dei prigionieri di Guantanamo, che cosa scrisse la Suprema Corte Costituzionale, o cosa fece la Corte israeliana rispetto al muro che stavano costruendo per bloccare i palestinesi contro il proprio governo? Ma pensate anche, lo voglio dire, anche qui la nostra Corte Costituzionale, che emette una sentenza una decina di anni fa, dopo la Bossi-Fini, in cui afferma che c'è un nucleo di diritti nell'uomo che non sono cedibili. Cioè, un uomo è persona indipendentemente dal luogo dove nasce. Questa è una sentenza del 2003. Che è straordinaria, perché vedete, e qui introduco anche questo tema della migrazione, delle migrazioni cui assistiamo. Ma guardate che io credo che questo equilibrio del mondo che si è consolidato non reggerà a lungo. Lo dico dappertutto questo. Perché? Ma perché non è possibile che noi, Occidente, che siamo il 17% della popolazione, poi finiamo per consumare l'80% delle risorse del pianeta. O per esempio, come stabilisce l'Oxfam a gennaio di quest'anno, la ricchezza di 62 persone fisiche è uguale alla ricchezza di metà del pianeta, quello più povero. Ma com'è possibile? Ma quanto regge una cosa del genere? E voi dice la politica, ma la politica oggi non esiste più. È vero che è uno svilimento in Italia, ma se voi pensate, solo in alcune nazioni ancora regge. Penso all'America, penso all'Inghilterra, dove la tradizione politica è lussureggiante. L'Inghilterra ha messo a morte un proprio re attraverso il Parlamento riunitosi in Corte di Giustizia nel 1649. Carlo I d'Inghilterra fu giustiziato. L'America c'ha un sistema che è straordinario, ma se voi andate fuori da queste cose, vedete,
per esempio i paesi dell'est, ma i paesi dell'est sono, siccome hanno raggiunto un livello di benessere che dopo 50 anni di comunismo neanche si sognavano, non vogliono rinunciare, respingono i migranti, ferri spinati. Ma voi davvero pensate che questo sia possibile? Ma guardate che, ripeto, io sono convinto che se continua così, con un'Europa imbelle, della quale non possiamo neanche parlare male, perché se cade l'Europa non sappiamo cosa ci sarà, perché si può essere, non voglio fare il profeta di sventura, ma può essere che questi vecchi germi che abbiamo dentro di noi possono esplodere tutti. Stiamo attenti, ma lo dico alle signore, alle donne, mi rivolgo solo a loro qua, per chiedere loro, ma cosa pensate voi che spinga una donna con un bambino di 3 anni in braccio, che deve attraversare il Sahara e fermarsi in Libia in mano a negrieri, negrieri che spesso le mettono incinta, e quella donna sale su un'imbarcazione col figlio in bacio e un ingrembo, con l'ipotesi neanche tanto avventata che quell'imbarcazione su cui sale col suo bambino al 40-50% può fare naufragio? Cosa spinge una donna? Da quale orrore fugge via? Se noi comprendessimo tutto questo, non avremmo questi atteggiamenti. Ma guardate che, diciamo la verità, amici e amiche, ma guardate che l'accoglienza al forestiero è stato un tratto distintivo delle popolazioni del sud. Nella mitologia pagana, il forestiero che arrivava inatteso sull'uscio di casa, lungi dal farti paura, era accolto, accudito, perché la mitologia affermava che dietro, nelle vesti di quel forestiero macilento, scalzo, si nascondeva un dio. Alcuni pensavano che fosse addirittura Zeus. Naturalmente, con l'avvento di Cristo sulla terra, l'accoglienza è un precetto. E ricordate cosa dice Matteo? Venite benedetti del Padre mio, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito. Allora, questa è la rivoluzione, ma se no andiamo a messa e no, noi dobbiamo metterle in pratica certe cose, come questo discorso dei corpi, di questi qui, del recupero delle salme in fondo al canale di Sicilia. Ci saranno 12-13 mila persone che sono morte per attraversare e venire in questo Eden che sarebbe l'Italia. Ma io, guardate che quando mi capita di incontrare la Giusi Nicolina, il sindaco di Lampedusa, o il nostro, il sindaco di Riace, ma io ritrovo le mie radici, altro che non bisognava spendere non so quanto per recuperare le salme, ma i corpi delle vittime sono l'elemento straordinario della cultura. Ma vi ricordo che il primo gesto dell'umanesimo è la restituzione del corpo di Ettore a Priamo. Ma pensate cosa avviene in Antigone, la sorella che difende Polinice, che voleva che il re di Tebbe voleva dare in pasto ai cani. Ma, insomma, noi dobbiamo avvalerci anche della nostra storia. E poi non la voglio fare lunga, ma pensate per un attimo, visto che stiamo parlando a 360 gradi, scusatemi, sto parlando poco del libro, ma pensate se vince Trump in America. Cioè, è uno che vuole fare una barriera, una lunga barriera col Messico, che se la prende con la Cina, che vuole uscire dalla NATO. Ma questo sarebbe una rivoluzione. Intanto spinge sull'isolazionismo,
Ma l'America, pur tra tante drammatiche brutture, ma è stato il gendarme del mondo. E meno male che era una democrazia ad essere il gendarme del mondo. Nel momento in cui lui si isola, noi saremmo in mano a Putin. Ma io non mi fido né di Erdogan né di Putin. Ma davvero sono democrazie quelle là? E allora dobbiamo stare attenti a questo. Noi dobbiamo stare attenti. Se vince Trump, ma sapete che significa per l'Europa? L'Europa fino ad oggi non ha avuto arma, non ha speso un euro per armarsi e difendersi, perché c'era questo gendarme con un rapporto, con una liaison straordinaria per molte ragioni storiche tra Inghilterra e America, ma poi anche con noi. Questi sono venuti due volte a salvarci, nella prima e nella seconda guerra mondiale. E guardate che dice, ma la politica, diceva Mario, non c'è più le classi dirigenti, io dico che è uno svilimento, ma guardate che io, per emozionarmi, perché io sono un uomo che si emoziona soprattutto alla politica, ma è possibile che io, per emozionarmi, devo andare a cercarmi il discorso che Obama fa in Normandia, che dice siamo venuti qui per onorare tanti giovani americani che sono morti senza chiedervi nulla, non volete pezzi di territorio, venivano per salvarvi. E è una cosa che davvero. O per esempio quello che dice quella straordinaria moglie, dice che adesso sul prato della Casa Bianca ci sono le mie figlie. Questa Casa Bianca, che è stata costruita da schiavi, può essere dal mio bisnonno. Quindi, invitando a votare Hillary Clinton, che non è, io, in quel Impossibile Altrove c'è un profilo di Clinton, che scritto 20 anni fa, scusa questa presunzione, in cui dico speriamo che un giorno o l'altro diventi questa donna Presidente degli Stati Uniti, perché... E non la voglio fare lunga, se c'è qualche domanda mi ci sottopongo volentieri, ma guardate che, vista la condizione drammatica in cui ci troviamo, io sono convinto, scusate questo atteggiamento apocalittico, sono convinto che fra 30 anni non ci sarà proprietà privata, saranno travolte tutte le barriere, per prima le banche. Speriamo che ci siano delle donne a guidare questi grandi paesi, lo dico non per lusingare, perché siete anche in minoranza qua, ma voglio dirvi, adesso la Merkel in Germania, la May in Inghilterra, speriamo che vinca la Clinton, e noi abbiamo fatto, e questo mondo è fallito, e forse affidarlo alle donne non sarebbe una brutta cosa, scusate. E questo è un grande male, perché io riconosco che lei aveva tutte le qualità per farlo, anche se politicamente non addosso le responsabilità a lei nelle mie considerazioni, ma i miei due ex segretari di partito, sto parlando del PC, perché provengo dal PC, relativamente al libro, e finisco subito, io mi trovo un po' in imbarazzo quando lei dice delle cose che singolarmente possono essere anche considerate valide, ma che poi messe insieme non funzionano più. Per un personaggio che prende oggi 31.000 euro al mese di pensione, c'è o non c'è fastidiosità nel provare non un'avversità faziosa, come la definisce lei, ma un diniego dal punto di vista della condivisione politica? Perché quando parla di un altro profilo, lei dice giustamente, siamo di fronte ad una pericolosa crescita delle diseguaglianze sociali. D'altra parte l'ha ripetuto poco fa, è possibile che mai nelle società si possa andare avanti con un profilo di disgregazione sociale tale per cui uno deve navigare nei grandi nababili aurei e l'altro non può manco sperare di potersi alzare al mattino dopo? Non ci siamo, come dice lei, stiamo andando verso rotture sociali inesorabili. Allora, domanda, gente come lei, che le qualità ce l'ha,
e che le conoscenze ce l'ha e che le competenze ce l'ha, perché poi alla fine si impegna a scrivere queste cose apprezzabilissime dal punto del contenuto e dal punto di vista anche, diciamo, letterario, se lo vogliamo chiamare così, e non continui invece a dispiegare un interrogativo: che dobbiamo fare dentro questa regione? Perché il problema si pone lì, c'è un assessore della giunta che l'ha seguito, le cose sono precipitate anche per loro. C'è una maledizione su sta Calabria? Credo proprio di no. Sì, sarò brevissimo. È chiaro che io mi sento deliziato, veramente stasera non faccio solamente il complimento, perché era da un po' di tempo che non assistevo a quello che effettivamente ho assistito stasera, quindi devo dire sono stato deliziato, e quindi per questo ringrazio l'amministrazione di Soveria ad avermi invitato qui questa sera. Una semplice domanda, visto che appunto mi pare che quello che abbiamo detto qui questa sera, cioè a livello politico la classe dirigente, diciamo, un pochettino lascia a desiderare, e quindi la politica nel vero senso della parola un po' è scaduta, diciamo la verità. E quindi vi faccio questa domanda, secondo te, onorevole, scusa del tuo, possiamo fidarci, visto che siamo in procinto di andare a votare per il referendum costituzionale, di modificare la Costituzione, possiamo affidarci un po', tra virgolette, non voglio essere un po' duro, diciamo, di questa classe politica a cambiare la nostra Costituzione fatta da padri costituenti di un certo livello? Grazie. Chiedo scusa al pubblico se riprendo la parola, ma ritengo che la domanda valga la pena. Luigi ha fatto un'affermazione importante, fra le altre. Lui ha detto che la crisi dei partiti ha provocato questa situazione. Dico bene? Allora, io ribalto questa considerazione senza sapere se ho ragione io o hai ragione tu. Lo vedremo negli anni prossimi. Io personalmente sono convinto che questa situazione sia figlia, sia causa, quindi, della crisi dei partiti. Dei partiti a cui tu hai fatto riferimento, della DC, del PC, del PC, ma di tutti, anche del PC, del PCD di Cariglia, di Tanassi, se volete. Perché? Perché indirizzavano gli uomini, indirizzavano le istituzioni. Oggi noi si parla di Renzi, non si parla del PD, seppur espressione di quello. Il livello è questo, vorrei sapere che ne pensi. Ringrazio l'amministrazione di Soveria Mannelli per l'invito e naturalmente abbiamo ripreso questo bel rapporto in questo comprensorio, che in tutto il comprensorio c'è una crescita che è molto bella, un'unione che insomma fa sperare che appunto da tutte queste negatività forse qualche positività si possa sperare nei nostri piccoli centri, e forse queste crisi eccessive in realtà poi alla fine con persone di buona volontà almeno si soffre di meno e si accoglie molto. E io la domanda la faccio sull'accoglienza. Noi abbiamo una legge regionale, naturalmente voi avete citato tante altre cose che il Presidente ha fatto nei 5 anni di amministrazione Loiero, ma c'è una legge così importante, quella sull'accoglienza, che purtroppo viene ricordata sempre poco. E al contrario, Presidente, chi ti ha seguito precedentemente e chi oggi fa qualcosa, amministra, l'ha invece adottata, anche nel silenzio e nell'umiltà, perché casi di Riace, casi di Acqua Formosa, ma ci sono tanti altri piccoli paesi che hanno scelto di accogliere donne incinte o donne con bambini. E allora come? In qualche maniera diamo invece una mano positiva a questo governo regionale, della quale insomma noi in qualche maniera sosteniamo, affinché la riprendiamo. Grazie. Presidente, scusi, una domanda poi pure.
attesa volevo porre una domanda soltanto io. Dato che stiamo parlando sempre dello spopolamento di questi nostri paesi, stiamo parlando dello spopolamento dei nostri paesi che stanno a cuore a tutti quanti noi. Io vedo che i nostri giovani vengono a laurearsi nella nostra università, si spendono soldi, poi alla fine devono partire, non trovano lavoro. Allora, è da troppo tempo che politici a livello regionale, nazionale, europeo si parla di far sì che le nostre capacità rimangano qui nei nostri territori. Purtroppo sono solo proclami. Lei che aveva iniziato qualche idea sui giovani per tenerli nei nostri paesi, cosa può dirci stasera per rincuorare un po' le famiglie e far sì che poi questi veramente producono nel nostro paese e cercare veramente un riscatto? Grazie. Ultima domanda, poi il Presidente Simone. Buonasera. No, io volevo dire solamente questo. Un grande scrittore, Agazio Rogliero, riconosciuto da tutta l'Italia, ma non solo, una grande casa editrice per lor signori di ieri e di oggi, ma la mia domanda brevissima qual è? La sostanziale differenza tra il politico di ieri e il politico di oggi, visto che oggi le cose non vanno bene, né per la Calabria né per l'Italia. Grazie. Allora. E speriamo di poter rispondere, ma non la voglio fare neanche troppo lunga, però allora vediamo qualche cosa, me la dimenticherò sicuro malgrado gli appunti. Copertina non l'ho scelta io, non perché forse non ti piace, digliela a Florindo perché non c'entro niente, però non è male. Zavoli mi ha detto che è bella, molto bella. Così è andato. Per quanto riguarda Grillo e Crozza, ma ripeto, Grillo ha fatto un'impresa straordinaria, questo non possiamo non ammetterlo, nel vuoto della politica, perché oggi la politica non è più gestita dalla politica, ma spesso dalle agenzie di rating. Questo è un problema grandissimo, che sia l'economia a dettare. Io, se fossi il Presidente del Consiglio, giuro, una delle prime leggi che varerei come governo è quello di disciplinare economia e finanza. L'economia e finanza che va per conto proprio, senza che ci sia la politica, come avveniva fino a 20-30 anni fa, a guidare, a irregimentare, dico un verbo un po' forte, ma com'è possibile che la finanza faccia quello che vuole? E la politica? Ma la politica è l'equilibrio, la medietà. La prima cosa che farei, non è che voglio dargli un consiglio a Renzi, ci mancherebbe, però è una cosa importantissima tutto questo. E voglio dire una cosa anche. Noi abbiamo fatto delle cose importanti, tra cui, è vero, l'agenzia, quella che abbiamo fatto per riportare tutto in mano ad un ente. Io ho messo là un magistrato che in un rapporto che aveva avuto in passato non mi era stato amico, però insomma l'ho fatto volentieri perché volevo dare l'idea che fosse in mano a un forte impegno di legalità. E quindi poi la stazione unica appaltante, la Calabria è stata la prima a farla. Poi l'hanno fatto la Lombardia, ogni tanto, ma noi abbiamo fatto anche delle altre cose di una certa importanza. Adesso mi secca dirlo, ma se voi mi fate la domanda io devo rispondere. Noi abbiamo, guardate, non voglio dire la cittadella, che io non l'ho fatta da solo, perché poi c'è stata l'amministrazione che, devo dire, ha continuato l'opera. È vero che molto subappalto è venuto da Reggio, perché io devo dire la verità, ripeto, troppo intimistica è la,
è l'incontro di oggi. E né si poteva lasciare 11 piani così, perché c'è una legge nazionale che ti impone di continuare le opere lasciate a metà. Io volevo lasciare questa cosa, perché pagare 14 miliardi di vecchie lire l'anno, una regione povera come è la Calabria, sottrarle al bilancio dei calabresi, beh, è una cosa peccaminosa, peccaminosa, perché se la regione era un privato, avrebbe dovuto portare il libro in tribunale, perché non si possono pagare 14 miliardi ogni anno. L'ho fatta, naturalmente mi sono fatto nemici tutti quelli che affittavano la regione, che sono stati decisivi poi nel 2010, perché altra tragedia che è tipica calabrese, tipica del Mezzogiorno, quando si scontrano interessi collettivi e interessi individuali, sono sempre gli interessi individuali a vincere. Per cui voglio dire, noi abbiamo fatto questo. Quando qualcuno mi diceva, ma tu stai attento, c'è il porto di Catanzaro Lido, io ho cercato di fare il presidente dei calabresi. Quel capoluogo non poteva restare là, in quelle condizioni. La gente andava al turismo e lasciava la macchina a Piazza Prefettura e quando tornava trovava la multa. Poi andava all'ambiente e andava a Catanzaro Lido. E non era escluso che gliene facessero un'altra multa. Poi si muoveva e andava a Palazzo Europa. Insomma, quando quel signore di Castrovillari, un sindaco di Castrovillari o di Belmonte o di Belvedere arrivava a Catanzaro e trovava un paio di multe e aveva perso la giornata, magari senza risolvere i suoi problemi, beh, andando via non poteva che maledire questo capoluogo, non poteva che maledirlo, e quindi non era neanche giusto. Il fatto, per esempio, di averla, io ho fatto la prima delibera è stata la costruzione della sede, la seconda delibera della prima giunta è stata la costituzione di parte civile in tutti i processi di 'Ndrangheta, indipendente, basta che c'è la 'Ndrangheta, la regione si deve costituire, e prende mano a mano che le sentenze vanno, diventano definitive, qualche soldino lo prende. C'è un amico che era mio collega qui tra voi e queste cose le sa. Ora, voglio dire, abbiamo fatto, naturalmente quando mi dicevano ma il corto, no, io i porti li faccio e li devo vedere io. Io avrei visto pure la regione costruita. Mi ha bloccata la sovrintendenza per 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo! E poi io dovevo stare zitto perché, sa, questo era l'istmo, era la parte più importante per passare da un mare all'altro. Hanno trovato resti del IV secolo prima di Cristo. Che facevo? Facevo l'uomo di cultura che non voleva il recupero? È stato zitto. Naturalmente, quando mi sono accorto, anche qui intimisticamente lo dico, quando mi sono accorto che non c'era nulla da poter, diciamo, recuperare, io ho fatto quello che dovevo fare. È arrivato un altro sovrintendente, è arrivata una signora di Palermo che io conoscevo, il governo per fortuna era un governo amico, perché io devo dire la verità, io ho avuto un governo amico che Oliverio non ha, obiettivamente, perché diciamo la verità, io ho avuto un governo di Prodi, perché io gli tenevo la maggioranza al Senato e lui era costretto ogni settimana a chiamarmi a dire mandami il senatore perché cade la maggioranza, e quindi io se gli ha fatto un tavolo Calabria, che, davanti al quale Bassolino e Vendola hanno fatto il chiasso, ma come, tu fai solo per la Calabria, ma io non reggo se non facevo. E quindi io ho avuto un Prodi amico che mi ha mandato a Bruxelles, mi ha fatto conoscere bene la polacca, la Hübner, che era responsabile dei fondi strutturali, che poi venne da me per 3 giorni, rimase accanto a me per quello che eravamo riusciti a fare, mi ha fatto recuperare tutto quello che era stato perduto da quello che mi avevano preceduto, questi 2 pezzi di 106
che abbiamo fatto con la mia paranoia in 5 anni, con la mia paranoia, lo dico qua, non l'ho mai detto queste cose, ho fatto qua con un criterio. Di Pietro venne e mi disse, ma perché? Perché era il ministro delle infrastrutture, mandato da Prodi, ma dove li spendiamo? Guarda, io, no, perché io ti vorrei dire che a cosa, dove a Monte Giordano, guarda, grande rispetto a Monte Giordano, queste devono essere fatte, questi pezzettini di arterie, nei territori o al servizio di un grande progetto o nei territori isolati. Io ho fatto 10 chilometri nella Locride, che era isolatissima, e altri 10 chilometri, meno di 10 chilometri qua, perché era al servizio del capoluogo, e se io volevo chiudere l'ospedale di Soverato potevo chiuderlo, perché tu ci arrivi, arrivi prima tu da Soverato con la superstrada di quanto ci arrivi io da Ponte Grande a Catanzaro. Quindi era, c'era un disegno. Quindi quando mi dicevano il porto di Catanzaro, io dico no, il porto lo facciamo, chiudiamo Cetraro e chiudiamo Cariati, uno sul Tirreno e uno sullo Ionio. E per quanto riguarda l'accoglienza, state attenti, io ho coinvolto Wim Wenders, scusate, che è uno dei più grandi registi, io ho avuto tanti problemi durante questi 5 anni che avete voluto evocare, è un fuoritema questo, però lo faccio volentieri, ma la più soddisfazione che ho avuto da presidente, però davanti a Lutti, hanno ucciso Fortugno, sono morti 3 bambini in 3 ospedali e la gente, i genitori facevano fatica ad abbracciarmi, io andavo in chiesa come se la colpa fosse mia, e in un certo senso lo era, perché io avevo ereditato e quindi l'amministratore è anche questo. E allora anche là ho trovato Prodi che mi ha dato 4 ospedali, che ancora non ci sono in Calabria, che ancora non ci sono. Abbiamo inventato le casse della salute, ne avevamo 13 casse della salute, 13. E quando è venuto il presidente che ha vinto le elezioni e io gli ho dato le consegne, lui è venuto con la sua signora, una bellissima donna, ho detto, guarda, io ti consegno queste cose, io sono alla vigilia del bando sulle casse della salute. Le casse della salute sono 13, i fondi ce l'hai in cassa, metà dall'Europa e metà dal FAS. Tu attingi subito, perché? E falle subito, perché è una questione di garbo, non l'ho fatta, perché dico, se poi perdo, mi gioco sta cosa così, è giusto, poi io la rivendicherò naturalmente. Perché ho letto un'intervista di Tremonti alla Stampa in cui comincia a dire che il FAS, ma il FAS non, il FAS è quella, il FAS va a quel territorio, l'85% dei territori che hanno problemi seri, quindi in gran parte viene al sud. Ho visto un'intervista, siccome leggo molto io, e là lui, siccome è un po' sospeso tra Berlusconi e Bossi, questo non vorrei che dessi i soldi alle quote latte della Lega, cosa che si è verificata. Lui non l'ha fatto perché voleva sempre l'anno zero, voleva rivedere le 13 case della salute. È chiaro, ha perso il FAS, ancora non è stata costruita una, ma è possibile una cosa del genere? Poi, dicevo di Wenders, io fra tanti di questi lutti che ho avuto, eppure avendo fatto cose innovative, io sono stato all'ONU, sono stato l'unico presidente di regione che ha parlato all'ONU, perché? Perché avevo stabilito un bellissimo rapporto quando è morto Fortunio con la Kennedy, che mi ha invitato a New York, ma queste cose, ma tu non puoi dare solo l'impressione che qua ci sia solo un 'ndrangheta, tu devi compensarle queste cose. E l'idea di Wenders che veniva, che la mia figlia mi ha detto, guarda che c'è Wenders in Calabria che fa un cortometraggio di 5 minuti e fa una cosa sull'arrivo di una barca di migranti, e lo stava facendo a Scilla, io mi sono precipitato, l'ho incontrato, mi ha detto, ma io ho tempi, non posso, io in 3 giorni devo chiudere questa cosa. Poi ho parlato, adesso svelo il backstage, e il produttore che non stava bene in arnese economicamente, io me ne sono accorto subito, ho detto, senti, facciamo una cosa seria sui migranti e io ci metto io i soldi della regione, poi la Corte dei Conti che venga, ma lo faccio questa cosa.
lui davanti a è stato d'accordo, quindi lui ha pagato poco rispetto a noi, però abbiamo fatto una cosa che quando nel 2009 sono stato a Berlino all'incontro dei premi Nobel per la pace, là c'era Gorbaciov, Wałęsa, c'erano tutti questi personaggi che, siccome i Veltroni lo si finanziano a turno questo, e la regione era la Calabria, e il comune era davamo pochi soldi, però per fare questi incontri, lo hanno voluto fare a Berlino. Io e Veltroni abbiamo parlato la mattina. Il pomeriggio, all'inizio della sessione pomeridiana, hanno invitato Wim Wenders come persona più rappresentativa, perché è di Berlino lui, ha fatto il cielo sopra Berlino, e ha parlato, lui è andato a parlare. E noi eravamo in prima fila e Veltroni, e c'era poi questo grande simposio dei premi Nobel. Lui, rivolto ai premi Nobel, ha detto una cosa che è stata forse la più grande soddisfazione di tante grame soddisfazioni che ho avuto in quei 5 anni, che adesso magari se ne ha qualcuna in più, perché magari la gente pensa con nostalgia al passato quando sta male, e la nostalgia è sempre un sentimento decadente, perché tutto quello che appartiene all'uomo deve essere, diciamo, riferito al futuro, non al passato, se non perché il passato abbia un valore pedagogico, selettivo. Allora, Wenders dice: io vi ringrazio di essere venuti, cari premi Nobel, nella mia città, sono contento di vedervi, sono contento anche del fatto che voi siete venuti a festeggiare i 20 anni della caduta del muro, che era un obbrobio. Voi non avete idea come l'ho vissuto io da berlinese questo muro, con i miei parenti che sono rimasti bloccati dall'altra parte. Però detto tutto questo, voglio anche aggiungere che la realtà non è di questi riferimenti al passato. La realtà è costituita da questi eserciti di disperati che approdano in Europa, soprattutto nell'Italia meridionale, che vivono o che vivevano con un dollaro al giorno e che magari vedono che noi nell'Occidente facciamo la pubblicità al cibo del gatto e loro non possono mangiare. Quindi io apprezzo moltissimo quello che, per esempio, vedo che in prima fila qui c'è il presidente della Regione Calabria, quello che fanno alcuni sindaci. Lui ha fatto una legge per agevolare, unica legge in Italia, dovrebbe prenderla l'Europa, il Parlamento nazionale, per vedere come accogliere questa gente. Perché è questo, diciamo, il dramma con cui dobbiamo fare i conti in futuro. Quindi apprezzo molto quello che è stato fatto in Calabria. Io ho tolto la cuffia, ho toccato Veltroni, ho detto: ma tu lo sapevi quello che stiamo facendo in Calabria? No, ecco, vedi che i viaggi all'estero sono utili. Sono utili alla conoscenza. Ma proprio così, io ho detto, lui l'ha rimesso subito, perché lui era uno che mi criticava, devo dire la verità. Per cui voglio dire, non voglio neanche sottrarmi alla domanda che fa lei, su Amato, sui 31.000. È vero. Non è un problema personale. No, lo capisco. Però non è che ci sono tutti Amato. Amato ha preso, purtroppo ha fatto delle cose tra presidente, tra professore, e del 38, è stato deputato, è stato presidente. Il cumulo arriva a 31. Però devo dire una cosa, lui c'ha un vitalizio, che si parla tanto dei vitalizi dei deputati. Io capisco che di fronte a quelle disuguaglianze, quelle disparità possono far senso, però io le chiedo, sono vitalizi che non superano mai 7.000, che sono soldi, intendiamoci, e che Amato ha dato in beneficenza dal primo giorno, proprio perché prendeva 31 e ne prende 24, che è una cifra enorme. Però la dà in beneficenza e nessuno lo scrive. Io non voglio difendere Amato, non è stato nel mio partito, ho avuto un bellissimo rapporto, però è stata un'esigenza di verità, non di difesa del socialista. Di dire la verità, perché non tutti fanno un'operazione del genere. Poi le chiedo io una cosa, ma lei ha visto tutte queste banche che non se la passano bene e che i propri amministratori delegati se ne vanno
con 1 milione di buonuscita, e noi guardiamo il vitalizio di uno che ha fatto solo politica e non potrebbe vivere dopo. Ma, insomma, sono cose stridenti sul piano dell'ingiustizia, sempre considerando che ci sono pensioni da fame, che è una tragedia immane questa qui. Sì, sa perché si parla dei politici e non del banchiere? Perché sono proprio i politici che dovrebbero regolare quelle condizioni. Sì, l'ho detto, ma infatti non lo fanno, è vero. Allora, finisco su una cosa, perché sono stato provocato sul referendum, faccio una premessa, lei deve andare via. No, aspetta un minuto. La capisco, mi scusi. Allora, sul referendum io lo dico chiaro, io voto sì. E vi dico perché voto sì. Io, tra le mie grandi fortune politiche, io ho avuto, nei passaggi cruciali della mia vita politica, ho avuto fortuna. Non che... Non voglio dire che sono uno sciocchino che ho avuto, io non mi sento tale, però ho avuto fortuna, perché sono andato in bicamerale e sono, per tante ragioni, ho fatto il capogruppo. Il capogruppo era nel motore della bicamerale, quindi ho seguito una riforma, e se devo dare un giudizio sulla riforma, non è un giudizio straordinario che do della riforma. Però io penso una cosa, che se vince il no, l'idea che si offre all'Europa è di un paese irriformabile. Questo, mi scusi, lo capisco che non è in chiave tecnica e fuori tema questo, però la politica è un sistema di conseguenze e bisogna tenerlo in mente questo, che è un sistema di, se tu fai questo succede questo. Allora, l'idea che si dà, siccome noi abbiamo perso completamente la sovranità, che è tutta in capo all'Europa, tutta, se Renzi riesce a portare questo risultato in Europa, allora la gente, questa riforma fatta dalla Madia, che non bisogna sottovalutare, io ho letto oggi anche una intervista di Cassese, che dice no, questa è una riforma importante, allora Renzi, un po' furbescamente, ma anche perché ci crede, sta dando l'idea all'Europa che questo paese si riforma, si può riformare. Io sono convinto che si può riformare. Guardate che oggi il fatto di essere stati a Ventotene, di esserci stati, lo voglio dire non per difendere Renzi, io non lo conosco Renzi. Anzi, quando sono andato con Don Ciotti a Firenze, dopo la morte di Fortugno abbiamo fatto un convegno sulla mafia, sulla 'ndrangheta. Lui mi diceva, Sergi, che era con me, che lui ha dato un saluto da Presidente della Provincia, ma io non me lo ricordo, non mi deve avere sicuramente colpito, perché io, quando uno fa un intervento e mi colpisce, me lo metto in memoria. Se anche Bersani, che è il suo antagonista, dice se vinci il no ci devi restare, vuol dire che la situazione è drammatica. E se noi diamo l'idea all'Europa che stiamo facendo le riforme, poi si interrompe con un referendum, io diffido dei referendum. E voglio ricordare, chiudendo, davvero chiudendo, che sono fatte 8:30 e io ho una moglie sola in campagna. E allora, se io diffido del referendum, la politica è troppo complessa per risolverla con sì o no. E poi sempre perché io ricordo che il primo referendum della storia è stato quello tra Gesù e Barabba. E non finì bene, perché preferirono crocifiggere Gesù e non Barabba. Allora, nessuno di noi è rimasto deluso, lo avevo premesso, la penna dell'onorevole Loiero, conosciutissima, ha sicuramente segnato le nostre menti e i nostri cuori, soprattutto i nostri cuori questa sera. Quindi vi auguro una buona serata e vi do appuntamento alla prossima sessione. Grazie.